Monsignor Libero Meriggi e della sua passione missionaria. Ascoltando questa pagina di Vangelo che a tutti noi è molto nota, certamente abbiamo capito che particolarmente la conclusione costituisce come una sintesi delle parole che ci ha rivolto Padre Lino. Perché nella conclusione del racconto dei discepoli che sono in cammino da Gerusalemme a Emmaus, sono descritte tre fasi. Arde il loro cuore. Partono senza indugio. Narrano ciò che è accaduto. È questa la fotografia di ogni missionario. È questa la fotografia di ogni cuore che arde di entusiasmo e di amore per la missione. Arde il cuore, parte senza indugio, narra ciò che è accaduto e di cui è stato testimone, che egli ha visto. È in questo quadro che questa sera desidero sottolineare tre aspetti. Il primo riguarda le ragioni della missione. San Giovanni Paolo II scrive così in proposito: la missione è una questione di fede. Là dove la fede è viva, là dove la fede è ardente, non può non esserci anche lo slancio per la missione. Qualcuno ha detto: noi abbiamo la fede che annunciamo. E cosa vuol dire? Che la fede la si misura, se così è possibile esprimersi, sulla base dello slancio missionario che coltiviamo nel cuore. Abbiamo la fede che annunciamo. La missione è una questione di fede. È importante che ce lo ricordiamo. È importante che ce lo ricordiamo. Perché non può esistere una fede che non sia missionaria. Non può esistere un'adesione vera, autentica, di amore al Signore, che non comporti anche un amore appassionato per l'annuncio e la testimonianza del suo Vangelo. San Paolo VI si esprimeva così. Diceva che tutti i popoli di tutti i tempi, tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi hanno il diritto ad essere raggiunti dall'annuncio del Signore e del suo Vangelo. E allora capiamo che in tutti noi è presente un debito che abbiamo nei confronti del mondo, un debito che abbiamo nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, un debito che abbiamo nei confronti di ogni uomo e di ogni donna che vive in questo mondo, ed è il debito dell'annuncio del Signore, della testimonianza del Vangelo. Ecco le ragioni della missione che ci conducono proprio al cuore, al centro del nostro cammino di fede. Non le dimentichiamo, perché tornare ogni volta a considerare queste ragioni ci aiuta a non perdere di vista una dimensione fondamentale del nostro essere discepoli del Signore. Il dono della missione, forse uno dei più grandi, se non il più grande missionario di ogni tempo, il gesuita San Francesco Saverio, quando si trovava ormai nel lontano Oriente, dove l'aveva inviato Sant'Ignazio, e prossimo ad arrivare alla meta che tanto aveva desiderato, ovvero la Cina, non ci arriverà mai, ci arriverà un suo confratello.
cui la fatica si faceva sentire molto, in quella pesantezza di tutto quello che viveva sembrava schiacciarlo, e anche a volte un po' lo scoraggiamento sembrava prevalere. Diceva a se stesso, più in là, più in là. Ed è così che è arrivato dove è arrivato, da straordinario missionario qual era. Certo, per lui il più in là significava una terra in più, un popolo in più, uomini e donne in più. Aveva una dimensione geografica, territoriale, ma in questo più in là siamo chiamati anche a intrecciare una dimensione interiore. Era il cuore che si allargava, era il cuore che voleva andare più in là, era il cuore che non poteva trattenersi da superare ogni confine. Più in là, il dono allora della missione. Certo, noi probabilmente non saremo chiamati ad andare più in là, nel senso di andare distante, ma tutti siamo chiamati ad avere un più in là che risuona nel cuore e che ci fa sentire la nostra terra, la nostra città, il nostro paese, il nostro territorio come il luogo della nostra missione. Là e qua, il cuore davvero missionario, la fede che vive lo slancio della missione, conosce il là e non può non pensarci, ma conosce il qua, nel quale vive con entusiasmo e con ardore la testimonianza del Signore e del suo Vangelo. Una grande donna, della quale è in corso la causa di beatificazione, Madeleine del Brel, una vera missionaria in terra di Francia, scriveva così: dobbiamo portare nel cuore la nostalgia per ogni luogo nel quale ancora non è risuonato il nome di Gesù, e dobbiamo vivere una vera e propria ossessione per trovare le vie in modo da raggiungere quei luoghi. È bellissima questa espressione. Nostalgia, ossessione. Nostalgia per quei luoghi tristi, poveri, nei quali ancora il nome del Salvatore non è risuonato e non è stato accolto. Ossessione per trovare le strade, le vie, i modi perché quei luoghi vengano raggiunti da colui che è la sorgente della salvezza. Domandiamoci, domandiamoci se nel nostro cuore risuona nostalgia e ossessione. Domandiamoci se la nostra fede si riveste di nostalgia e di ossessione. Domandiamoci. Una terza dimensione, un terzo aspetto. Come? Abbiamo detto le ragioni, abbiamo detto il dove. Domandiamoci il come. San Bernardo, circa l'apostolato, e oggi chiamiamo l'apostolato missione, dice che sono le tre le modalità di fondo attraverso le quali noi possiamo viverlo concretamente: la preghiera, la testimonianza della vita, soprattutto nella carità, e la parola. E poi sottolinea: ma la preghiera è il cuore di tutto, perché senza la preghiera la testimonianza perde efficacia, e senza preghiera la parola perde la grazia. E perché questo? Perché la missione non è una propaganda che si fa con la testimonianza e con la parola, no? La missione è un
riflettere in noi, nella nostra vita, nella nostra parola, la bellezza stessa di Gesù. La missione è la sua vita, è la sua presenza, il suo amore, che si rendono presenti attraverso di noi, la nostra carità e la nostra parola. E com'è possibile questo, se non attraverso la preghiera che rende vivo il rapporto tra noi e il Signore, che fa in modo che la nostra vita si immerga nella sua, che fa in modo che la sua vita divenga la nostra, e allora la missione non sia una sterile propaganda, ma un'attrazione vincente, un fascino irresistibile, quell'attrazione e quel fascino che noi mai avremo, ma che è il Signore che ha, e che nella misura in cui la sua vita è in noi, si riflette attraverso di noi, sui nostri volti, sui nostri gesti e nelle nostre parole. Allora come? Viviamo una preghiera vera, una preghiera autentica, un rapporto quotidiano intenso con il Signore. Questa preghiera vera, autentica, intensa, un cuore a cuore, un tu a tu con il Signore Gesù, farà sì che la sua vita sia in noi, e anche allora la nostra testimonianza sia il suo amore che si rende presente nel mondo, e farà in modo che la nostra parola sia la sua parola che risuona oggi e che afferra, colpisce e conquista i cuori. Ecco il come della missione, che ogni giorno, ogni ora, ogni istante noi non soltanto possiamo, ma siamo chiamati a vivere. Torniamo allora alla bella descrizione nel racconto dei discepoli di Emmaus. Il cuore ardeva. Chiediamo la grazia di avere un cuore ardente. Partirono senza indugio. Chiediamo la grazia anche noi di partire senza indugio, di portare l'entusiasmo dell'annuncio del Vangelo. E narravano ciò che era accaduto, perché noi non parliamo di qualcosa di teorico astratto, ma raccontiamo un'esperienza di vita, qualcosa che tocchiamo con mano, qualcosa che sentiamo, qualcosa che vediamo, qualcosa che è un fatto e che ha un nome: il Signore Gesù, risorto da morte, salvatore del mondo, salvatore di tutti, pienezza vera della vita di ogni.